Donara, donara. E che sapete fa? Non so ricordo più. Chi è stato 17 anni fa? Guardate, chi poteva essere? Un barone più giovane. Ma qua barone, ah? Mondo, mondo, quando sei porco. Tu e Carluccio. Ma io non ce l'ho contro di te, ce l'ho contro il mondo. E tu guarda a me. O barone in origine era Sola Chianiella. Aspetta, aspetta, aspetta. Lu Ciabattino. Ciabattino, Ciabattino. Sì, e allora tutte sti ricchezze si fanno a cungiarne i scarni? No, si fanno perché il mondo non è solamente porco, è pure cornuto. Dovete sapere che nel 1859... A Sattami ci avevo fatti a lungo. Ma no, si tratta di poca parola. Ah, e tu a cominciare 59? Statta sì, sì. Dunque, nel 1859 Andrea non teneva la croce di un centesimo. Faceva un guardaporto sotto un palazzo alla strada nuova di Capodimonte. E campava. Ecco un Gian. Scarpa vecchia. Al primo piano di quel palazzo ci stava un milordo. L'Etalo. L'Etalo. Che sarebbe quello là. No, 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 quello è il padrone. Ma avrà ragione, Pulicinella. Pulicinella è fessa, stattasi. Stattasi. L'Etalo. L'Etalo volta. Quello è il milordo. E hanno capito. Andrea si è acconciato come un milordo, ma è solamente una caricatura. No, dunque, questo nobilone inglese era ricco sfondato, solo e senza parenti. Una sera che stava dormendo, entrarono due mariuoli dalla finestra della cucina. No! Se sentite, un nobilone sentette un rumore e da una finestra che andava sulla cucina si mettette a luccare. Al ladro! Al ladro! Oh, sola Chianiella Sandella! Facette scala a 4 a 5, afferrai uno dei mariuoli e t'andrai ammazzata con la rete. E tanto rimmazzata Caleretta lo fece campare 15 giorni. Morò! L'altro mariuolo invece sparì. Sa squagliare? Sì. Si laggia in te mano! Si è passato tanto tempo. Ma io pure lo trovo. Sì. Statta zitta! Sì. Allora il milordo disse: lascia la portineria, lascia di fare il sol a Chianiello e vieni con Mico. Ti porto in Inghilterra. E che bella fortuna! Già. Ma però Andrea era vedovo. Uè, 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 uè. E con un figlio di 2 anni. Uè, 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 uè. Un nobilone insisteva. Andrea si fece convincere e se ne partì con l'inglese, lasciando un pucciarillo con una vecchia che abitava nella stessa strada. Le dette una somma di denaro e le fece tante raccomandazioni. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma questo figlio adesso dove sta? Ma dove, dove sta? Facitemi parlare a me. La vecchia muretta. E un pucciarillo va a trovare due aiuti a farne. Dopo 10 anni muretta pure l'inglese. E Andrea diventò l'erede universale. E capì? E non si ricordicchio che congiava scarpa vecchia. Aspetta, 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 aspetta. E il barone, cioè il fetente, non ha preso più conto di quella povera creatura che lasciò in custodia la vecchia. Questo sì, sì. Ah, sì. Appena venne a Napoli fece tutto il possibile per sapere, per avere notizie, ma nessuno gli ha saputo dire niente. Secondo me, o vaglione, muretta. Ah! Oh.